preso. Allora, grazie Presidente. Questa delibera, come sapranno tutti i membri della Commissione Urbanistica, viene da lontano. È il frutto un po' di un lavoro che la Commissione sta facendo dall'inizio di questa consiliatura. Noi spesso, sia perché sollecitati dai cittadini ma anche e soprattutto dai municipi, abbiamo affrontato in Commissione il tema delle convenzioni urbanistiche. Dico brevemente che in queste convenzioni, che sono dei veri e propri contratti tra l'amministrazione e i privati, sia l'amministrazione che i privati sottoscrivono degli obblighi. Quindi in particolare il privato che realizza il suo comparto edificatorio, con le convenzioni si obbliga a realizzare delle opere a scomputo, così come è previsto dal testo unico 380 del 2001. Purtroppo in tutte le commissioni spesso noi vediamo che gli obblighi previsti da queste convenzioni poi non vengono rispettati e ci troviamo dinanzi a delle convenzioni incomplete, quindi non... mi scusi Presidente, non riesco perché se può un attimo è difficile... Sì, colleghi, cortesemente se si potesse fare silenzio... per consentire alla consigliera Iorio l'intervento. Prego, consigliera. Quindi, come dicevo, spesso in queste commissioni si rilevano tantissime criticità che possono andare dalla mancata realizzazione di queste opere o ad una parziale realizzazione delle stesse o anche ad una difforme realizzazione delle stesse opere a scomputo rispetto al progetto approvato. Oltre questo, in alcuni casi abbiamo visto anche da parte dell'amministrazione, diciamo, una difficoltà a seguire tutta questa mole di convenzioni. Vorrei ricordare che già in precedenza l'Aula ha approvato una mozione nel 2018 in cui impegnava la Sindaca e la Giunta a fare una ricognizione ed un monitoraggio di queste convenzioni. Successivamente, quindi, in una commissione abbiamo verificato che questa attività è stata portata avanti dal Dipartimento e quindi oggi possiamo sapere, cosa che prima non sapevamo, quante sono le convenzioni in essere, e sono all'incirca 500, quindi un numero notevole. Parlo quindi di convenzioni ancora in itinere, quindi non scadute, non decadute, oltre 500 e collegate ai più diversi strumenti urbanistici. Quindi in generale parliamo di convenzioni di lottizzazione, ma rientrano in questo anche ex articoli 11, cosiddetti PRU, programmi di recupero urbano, ex articoli 2 come i PRIU, i piani di zona, accordi di programma in attuazione di compensazioni urbanistiche. E la cosa che poi ci ha colpito come dato, oltre all'aver appurato questa grande mole di convenzioni che negli anni il Comune di Roma ha sottoscritto con i privati, è anche il valore, e qui vorrei veramente l'attenzione di tutti, delle opere a scomputo ad esse collegate. È un qualcosa che ovviamente si ripercuote anche sul nostro bilancio. Stiamo parlando di un valore pari a circa 2 miliardi e 340 milioni di euro di opere a scomputo. Cioè, a fronte degli oneri che questi privati avrebbero dovuto versare all'amministrazione, quindi monetizzandoli, l'amministrazione ha deciso invece che, al posto di incamerare questi 2 miliardi e 340 milioni di euro, che non, mi sembra che non siano pochissimi, ha deciso di lasciare ai privati l'onere di realizzare loro stessi queste opere. Quindi parliamo di fogne, strade, marciapiedi, illuminazioni, opere di urbanizzazione primaria, ma spesso anche opere di urbanizzazione secondaria, quindi parliamo di scuole, edifici, diciamo, con le destinazioni di servizi pubblici. Quindi per noi è molto grave che l'amministrazione non sappia con precisione quali siano queste opere che andavano o andrebbero realizzate,
e diciamo non ne abbia una effettiva contezza. Per questo dicevo, sia con il lavoro di commissione che con atti precedentemente approvati, noi abbiamo più volte ripetutamente dato indirizzi tramite l'assessore agli uffici di prestare attenzione a questo tipo di attività, perché per noi è fondamentale che poi i cittadini, oltre a veder sorgere palazzi nei loro quartieri, vedano anche corrispondersi quello che è diciamo un beneficio, e cioè vedano anche arricchirsi i loro quartieri delle necessarie opere di urbanizzazione. Va detto che però che in alcuni casi, diciamo, non diamo soltanto la responsabilità al privato, perché in alcuni casi noi non riusciamo a collaudare queste opere, quindi per svariate ragioni, non entro qui nel merito, quindi abbiamo opere che seppur realizzate non sono collaudate e quindi non ne possiamo fruire perché il patrimonio non esegue l'immissione in possesso e perché non l'acquisisce, e quindi per noi non è normale vedere opere realizzate, scuole, edifici, piste ciclabili che sono lì pronte, che potrebbero essere sfruttate e usufruite, godute dai cittadini, e invece questo non è possibile per tutta una serie di ragioni. Ovviamente in quella mozione noi demmo anche indicazioni affinché nei casi in cui si dovessero rilevare delle gravi inadempienze davanti da parte dei privati, l'amministrazione dovesse procedere immediatamente con le escussioni delle fideiussioni ad esse collegate, perché è ovvio che i privati nel momento in cui sottoscrivono delle convenzioni si obbligano a fare delle cose e devono anche dare delle garanzie e quindi delle fideiussioni bancarie ad esse collegate. Devo dire che questo positivamente, anche questo in alcuni casi è stato fatto dall'amministrazione, e quindi negli ultimi tempi gli uffici hanno proceduto, cosa che non mi risulta sia stata fatta mai in precedenza, ad escutere due di queste fideiussioni, in particolare una relativa a Bufalotta e Porte di Roma, quindi un'opera molto importante di cui abbiamo più volte parlato in commissione, un'altra era sul sottopasso dell'Aurelia di via Gregorio XI, anche lì è stato avviato il procedimento di escussione della fideiussione e adesso ovviamente tocca all'amministrazione portare a termine, completare queste opere e darle quindi giustamente ai cittadini. Quindi mi toccava fare questa doverosa premessa e arrivo subito alla delibera, che di fatto è una delibera molto semplice perché ha un obiettivo principale, per noi fondamentale, è quello di dare massima trasparenza a queste informazioni, di diffondere il più possibile tra i cittadini queste informazioni che devono coadiuvare l'amministrazione anche nelle attività di controllo e di vigilanza sul territorio. Data la mole appunto di queste convenzioni, non è sempre possibile, non è facile per gli uffici che sappiamo non hanno tantissime risorse andare a verificare i cantieri, muoversi su un territorio ampio come quello della città di Roma, e poi per noi è anche dovuto ai cittadini che loro sappiano in che cosa devono essere impiegati i loro soldi, perché gli oneri di urbanizzazione sono oneri che devono essere, i cui benefici si devono necessariamente riflettere sulla vita dei cittadini. Quindi con questa delibera noi stiamo chiedendo in prima battuta la pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale dell'elenco di tutte le convenzioni in essere, e con alcune informazioni e dati diciamo principali che ne consentano quantomeno la loro localizzazione nei vari municipi. In seconda battuta, e quindi in delibera, diamo un tempo più ampio che è quello di 6 mesi, chiediamo che questo elenco venga implementato con ulteriori dettagli e che quindi per ogni singola convenzione si sappia quali sono le opere ad esse
collegate, quindi il cittadino che abita nel municipio X deve sapere che in quel luogo c'è attiva una convenzione, che dunque c'è un privato che si è obbligato con l'amministrazione a realizzare una strada, un parco, una pista ciclabile, un parco giochi, un campetto sportivo, perché fino a che la cittadinanza non è informata e non lo sa, e non ha neanche la consapevolezza. Quindi noi con questa delibera chiediamo ampia diffusione di queste informazioni. Ovviamente poi gli uffici saranno loro a valutare quali sono le informazioni soggette a privacy e quindi quali sono le informazioni che dovranno essere oscurate. Con questo vogliamo anche coinvolgere maggiormente i municipi, perché sono loro in prima istanza, essendo le istituzioni di prossimità che ricevono le sollecitazioni dei cittadini, che spesso vedono cantieri aperti per anni e non si spiegano il perché queste opere non vengano concluse o non sanno neanche cosa sia previsto in quel luogo. Per cui è anche per dare una mano ai municipi, che spesso fanno molta fatica a reperire queste informazioni, a capire come stanno veramente le cose, perché noi crediamo che in quest'ottica anche i municipi e le strutture territoriali debbano quindi poter partecipare insieme al Dipartimento Urbanistica, in questo caso, e comunque alle strutture centrali, a questa attività di controllo e di vigilanza. In ultimo vorrei anche dire che nel mentre noi svolgevamo questa attività come commissione, davamo questi indirizzi agli uffici, è arrivata un anno fa una delibera dell'ANAC nel 2018, quindi una delibera anche molto pesante, che chiede conto all'amministrazione proprio della mancata realizzazione delle opere a scomputo e di una mancata, di un loro mancato collaudo o comunque immissione in possesso da parte del patrimonio comunale. Come se il comune avesse un grande tesoro a sua disposizione ma non ne potesse godere. Quindi anche su questo fronte so che gli uffici con tutto il dipartimento stanno facendo un grande lavoro di monitoraggio, di ricognizione, di riorganizzazione di queste convenzioni che nel tempo si sono andate accumulando, che però ancora non si sono effettivamente organizzati, quindi non c'è una modalità di gestione molto, molto fluida. E questo però noi non entriamo nel merito, lasciamo che siano gli uffici ad organizzarsi al meglio. Abbiamo però chiesto in delibera, e così concludo, anche un altro passaggio che secondo me potrebbe essere utile sia agli uffici ma anche ai cittadini, ai tecnici, agli operatori, cioè quello di pubblicare poi questi dati all'interno del SIT e poi anche della NIC, che sono degli strumenti cartografici, consentendo quindi a chi accede alla NIC di poter cliccare sulla zona interessata dalla convenzione e poter avere tutti i documenti a disposizione a partire dalla convenzione stessa, con l'elenco delle opere in essa previste. Capiamo bene che per questo tipo di passaggio sarà necessario un confronto anche tra gli uffici di urbanistica e magari gli uffici del Dipartimento del DTD, e quindi sarà necessario una maggiore tempistica, e probabilmente noi saremo anche chiamati a dover investire dei soldi e quindi dei fondi per questa digitalizzazione, ma noi crediamo molto a questo tipo di attività che da un lato garantiscono una maggiore trasparenza, però dall'altro consentono all'amministrazione di essere veramente efficiente e di gestire al meglio il proprio patrimonio. Grazie.